Buongiorno a tutti, di nuovo Super Basketball che si occupa di giovanili diciamo di alto livello. Siamo nella rubrica Liguria verso l'eccellenza che è iniziata quest'anno e nella quale abbiamo già intervistato vari responsabili tecnici di società che hanno squadre che giocano fuori Liguria giovanili. Ho fatto anche una specie di riassunto che potete trovare sul blog dello stato, diciamo, di questi campionati, che non sono solo in Piemonte ma anche in Toscana. E oggi torniamo con un'intervista con un'altra società che non è il primo anno che fa l'eccellenza fuori Liguria, segnatamente in Piemonte, ed è la Blue Sea Basket Lavagna, e con me è Eliana Carbonell. Ciao Eliana. Ciao, ciao Bruno, ciao. Senti, prima di tutto l'ho già fatto fare ad altri, quindi chiedo anche a te due parole su di te. Intanto sei giovanissima, quindi non saranno tante, quindi puoi andare tranquilla, però hai fatto carriera da giocatrice, ora sei allenatrice anche, perché giochi ancora ogni tanto, no? E alleni anche nelle selezioni regionali, insomma, se vuoi raccontare un attimo brevemente e completamente la tua vita. Ok, in breve io sì, ho iniziato ovviamente giocando e adesso quest'anno soprattutto alleno e diciamo che il giocato purtroppo è nel tempo libero, spesso poco. Esatto. Quando riesco. Per ora poco, ma spero di riuscire un po' di più perché la passione ovviamente rimane sempre. Certo. E ho giocato a Lavagna, ho iniziato lì, poi ho avuto un'esperienza a Spezia in A2 e a Genova con l'Almore, sì. Sì. Poi appunto adesso con l'Auxilio in C, nei ritagli di tempo purtroppo. E invece come allenatrice ho iniziato a 16 anni al mini basket come aiutante. Poi ho preso la tessera e diciamo che a 20 anni, facendo l'esperienza a Spezia, mi è scattata un po' la molla per fare questo un po' più seriamente, e allora ho intrapreso il corso da allenatore di base, da lì ho iniziato sempre con giovanili, prettamente maschili, ma ho fatto anche delle femminili e poi col centro tecnico come assistente di Andrea Grandi. Sì. E diciamo che questo è la mia breve carriera adesso. 2004-2005, vero? Quest'anno sì. Sì, no, quest'anno sì. Esatto, quest'anno sì. E ora sono la Lucy Basket da 3 anni. Certo. Come responsabile per giovanile della Blue Sea Basket. Esatto, perché Blue Sea Basket in realtà voi fate l'eccellenza, però siete una società veramente giovane, recentissima, puoi raccontarci sì. Come è nata, so che avete avuto anche un sacco di difficoltà iniziali. Tantissime. È nata appunto 3 anni fa, per la necessità e la volontà di creare qualcosa di nuovo, di giovane, e dare un futuro ai giovani, in questo caso di Lavagna, sì. Che dopo il mini basket non ne avevano. E maschile prevalentemente. Poi noi facciamo anche attività femminile collaborando con società limitrofe, però prevalentemente abbiamo tanta maschile. Sì, sì. E diciamo che con la volontà e la passione dei nostri dirigenti siamo riusciti a fare questa cosa, a buttarci in questa avventura, che è stata ed è ancora un'avventura, però che nonostante le difficoltà tantissime, primo anno con gli impianti sì. sportivi, e poi con tutto quello che è diciamo, il nostro territorio e difficoltà, sta andando abbastanza bene, e quindi siamo contenti. È nata appunto per dare qualcosa di nuovo, fare qualcosa di nuovo, improntato tutto sui giovani e su far crescere i giovani, questo è quello che noi ci teniamo a portare avanti e ci stiamo provando nel limite delle difficoltà che ci sono, che abbiamo tutti comunque qua in Liguria, diciamo. Sì, però pur essendo freschi, appunto come dicevo prima, di nascita e neanche una nascita magari facilissima,
la scelta comunque di fare quasi subito un campionato di eccellenza, quindi con tutte le complicazioni anche logistiche che porta ovviamente, perché non è la prima stagione che affrontate con una squadra in eccellenza in Piemonte, se vuoi raccontare anche gli anni scorsi. Sì, abbiamo iniziato l'anno scorso, dobbiamo rimanere coerenti alle nostre idee, dove l'investimento è su strategie dei giovani. Ci siamo buttati in questa cosa con questo intento, perché comunque diciamo che il campionato era un po' stretto, alla fine si faceva solo uno o due partite davvero interessanti, e abbiamo deciso di intraprendere questa strada l'anno scorso, sempre con difficoltà ovviamente, però per la persona siamo stati molto molto contenti. L'anno scorso era under 15, giusto? Under 15, e sì. Quest'anno ovviamente questo, più o meno questo gruppo è in under 16. È under 16, sì, rispetto all'anno scorso quest'anno secondo me è molto più difficile, parte il girone unico, dove però vengono fuori diciamo i grandi club, perché fanno, diciamo, riuniscono le loro società satellite, comunque hanno un bacino d'utenza sicuramente maggiore, e la differenza si sente ancora di più rispetto all'anno scorso. Ovviamente l'anno scorso abbiamo pagato il fatto di essere approcciati per la prima volta a un campionato del genere, secondo me avremmo potuto fare meglio, però secondo le aspettative benissimo, benissimo, perché l'anno scorso diciamo che nessuna squadra ci ha, in un termine cestistico, asfaltato definitivamente. Quindi l'anno scorso il bilancio è molto positivo. Se non ricordo male, è abbastanza lunga, perché in Piemonte va bene, c'è da passare diciamo il primo taglio, e ovviamente magari uno finisce poi a disputare la cosiddetta coppa. L'anno scorso ho detto che è andata avanti molto a lungo, con un sacco di gironi. Sì, non siamo, siamo andati avanti in tre fasi, e tra l'altro non abbiamo disputato la finale di Coppa Piemonte per una differenza tecnica. Ho visto, esatto, per la musica. Sì. Siamo arrivati, esatto, pari tre squadre, e tra l'altro appunto ha vinto proprio la squadra che noi abbiamo battuto. Esatto, però questo è il basket. Funziona così. Però sì, e dopo l'anno scorso ci siamo riuniti, i ragazzi stessi hanno chiesto di avere di nuovo questa opportunità, e abbiamo deciso anche quest'anno di intraprendere questa strada, perché alla fine è quello che vorremmo fare con più gruppi possibili. Sicuramente è un compito difficile, sicuramente è un investimento diverso da quello che può essere regionale, però coerenti con la nostra, tra virgolette, linea, se si può chiamare così, preferiamo questo tipo di difficoltà, che però permettono ai ragazzi di crescere. Sì, perché ovviamente se uno guarda la classifica dice, ma vabbè, c'hanno due punti, se stavano al campionato regionale magari lo vincevano. Funziona così magari il ragionamento di qualcuno, invece magari quei due punti sono più sudati, più importanti di magari 10 fatti in un campionato dove magari vinci di 50. Esatto. Abbiamo anche iniziato un po', diciamo, non a pieno regime, perché abbiamo avuto tre infortuni subito, quindi probabilmente qualche partita forse in più l'abbiamo portata a casa. Però appunto, come dici te, meglio questi due punti sudati che 10 senza fatica, almeno questo è il nostro pensiero. Sì. Sicuramente ci auguriamo che non siano solo due e vada un po' meglio. Se non erro, mi correggi perché lo sai meglio tu di me, mi pare di aver guardato velocemente, dovreste giocare la prossima forse contro l'ultima in classifica. Una possibilità. Non voglio dire niente perché ultimamente meglio non dire niente, però sì, è una partita fattibile, quindi cerchiamo in tutti i modi di portare a casa altri due punti. E non solo quelli. Avete appena perso proprio per il rotto della cuffia, il derby col CUS, vero? Un passo dolente questo. Hanno aumentato loro, non mi hanno sbagliato tanto, troppo, e alla fine è giusto così. È stata una bella partita, comunque combattuta, come ogni derby è giusto così, debba essere. Un po' di rammarico perché abbiamo fatto tanti errori, 16 su 44 da 2, solo questo dato dice tutto, e quindi meritavano sicuramente loro di vincere, però sì,
che sono, ci sono partite che puoi vincere, puoi perdere tranquillamente, però sicuramente il livello è diverso, il ritmo è diverso, l'intensità anche, e quindi questo può solo che portare a miglioramento. Infatti, a me non è solo così, poi certo. Vedremo a fine anno. Senti, così magari facciamo una carrellata sulle altre squadre che avete, che ovviamente non fanno l'eccellenza, ma comunque sono, ci sono. Sì, noi abbiamo l'Under 16 regionale, che sono, ma la maggior parte sono 2003 che giocano sotto leva, poi abbiamo l'Under 15, l'Under 14, facciamo il campionato Under 13 Elite con mezza squadra, diciamo sotto leva, un gruppo molto molto interessante, esordienti, e poi tutto il mini basket. Certo. Anche se da questo punto di vista stiamo cercando di farli crescere il più possibile, abbiamo preso un ragazzo da fuori, diciamo, Foresto, come si dice a Spezia, per investire anche sul mini basket, per farlo crescere, sta facendo un buon lavoro, e l'intento è di continuare su questa strada e portare più gruppi possibili a fare l'eccellenza, diciamo. Ecco, sì, appunto, la domanda... Sempre da annata a annata, Poi bisogna vedere il materiale umano, chiaramente, esatto. Fare anche i conti con le risorse disponibili, ma il progetto comunque futuro è quello di proseguire questa esperienza dell'eccellenza più possibile. Sì, assolutamente. Ovviamente, come dici tu, guardando il materiale umano e le risorse a disposizione anche economiche, però cercare di mantenere il livello più alto possibile a seconda ovviamente dei soggetti, nel senso che anche un campionato elite dove si può fare, noi preferiamo farlo fare che un regionale, sì. Sempre nella speranza di alzare un po' il livello medio per tutti, ovviamente. Sì. Non si potrà fare con tutti i gruppi, però l'obiettivo è questo, cercare di crescere non, più qualitativamente che numericamente, poi ovvio che numericamente lo speriamo tutti, però il mio obiettivo è i ragazzi, la crescita dei ragazzi. Certo. E poi ci sta magari tra un po' di anni, non ora, una piccola prima squadra con i nostri ragazzi ovviamente, però sì, questa è una cosa molto molto futura, perché sì, il nostro più grande sono del 2002, quindi esatto, sono ancora un po', c'è tempo. Diciamo forse tra due o tre anni una cosa del genere potrebbe, sì, essere. Esatto. Non so se hai visto magari nelle interviste precedenti, sentito, c'è questa idea che ha lanciato Stefano Della Casa di arrivare poi magari sull'Under 15 in campionato, secondo lui un po' più gestibile, arrivare a fare qualcosa in Liguria di eccellenza, secondo te sarebbe bello? Sarebbe bello, io ho sentito anche l'intervista di Toselli, sono d'accordo con lui, ovviamente poterlo fare ci vogliono anche allenatori, sì. Più allenatori con la tessera, e poi io dico soprattutto più società disposte a fare investimenti in più sui giovani. Certo. Se si facesse uno sport tutti quanti, secondo me è una cosa fattibilissima e che sarebbe veramente un traguardo per la Liguria. Sì. E tra l'altro eviterebbe a società come le nostre, come CUS, come Vado, di uscire sempre in altre regioni, Piemonte o dico Bologna in Toscana, che comunque è impegnativo, quindi ti fa fare la stessa cosa col tipo della fatica. Quindi concordo con Stefano e con Andrea sicuramente. So me lo auguro anch'io, ce l'auguriamo tutti. Capita di andare a fare delle trasferte magari di sera durante la settimana, non so, a Biella, che è veramente lontana, quando uno esce, sì, a tornare dopo la partita. O Ivrea. Ivrea, posti, giustamente si va dove si deve, ma se si potesse giocare sì, la stessa cosa in Liguria, chiaramente cambia qualcosa. Sì, è più facile anche, diciamo, per i ragazzi e anche per noi con i genitori che giustamente guardano anche la scuola, quindi sì, sì, diciamo che sarebbe una buona mediazione. Chiaro. Bene, io direi che possiamo chiudere qua per oggi e ti ringrazio, magari più avanti nell'anno facciamo qualche finestra di aggiornamento anche con voi.
Volentierissimo. Ti ringrazio per la disponibilità e bocca al lupo per il campionato, per, grazie, per il proseguimento del progetto, diciamo che è la cosa più significativa. Va bene, grazie mille. Grazie, buona giornata. Tutti.